Quanto ti amo? Alan, Luigi, Mazzacura, ma quanti siete lì a raccontare sempre cazzate? Sempre di più, Grillo. È una cosa fantastica. Lo so. Ridete poi da soli, vi dite le battute da soli, siete una comunità a sé stante. Di stronzi. Avulsi da qualsiasi tipo di problema, il mondo sta andando a catafascio. Bravo. Le banche sono al governo. E voi lì che sparate cose, vi divertite, bastardi che non siete altro. tu no, invece, non ti diverti mai. Ma no. Guarda, io cosa vuoi che faccia? Più di quelli. Ieri ero a Castelfranco di sotto, non c'è neanche Castelfranco di sopra, di sotto, capisci? C'era un palazzetto pieno di gente, eravamo con degli esperti a parlare di un inceneritore che vogliono mettere lì su ruote. Cioè adesso gli inceneritori li fanno smontabili o su ruote, in modo che appena rompono i coglioni li spostano da un'altra parte. È pazzesco. Ma sono sponsorizzati dall'IKEA, quindi le stanno, sì, esatto, non hanno il problema dell'impatto ambientale, perché li trasportano e dentro ci sono le banche, gli ex assessori, gli ex sindaci, qualche mafioso anche ogni tanto. La mafia non è la parola, mafia non vuol dire più niente. Io ne parlavo già 5-6 anni fa, dicendo che la mafia è stata corrotta dall'interno, aveva una un'etica la mafia, no? Aveva i pizzini, Totorina, ma sono bambini a confronto di questi banchieri, ma stai scherzando? Questi si fanno le leggi ad hoc. Per esempio, il governatore il presidente della Toscana, in 9 giorni si è fatto una legge per aprire questo inceneritore, facendolo passare come strategia, quindi di Stato, quindi è dentro una legge che se vai a opporti rischi anche anni di galera. Beppe, ascolta, a proposito di opporti a queste cose qua. A proposito di banche, ridete, scherziamo, io guarda, ero un comico, ti ricordi che facevo ridere? Sì, ma tuttora fai ridere, Beppe. Ma guarda, mi sono giocato, perché almeno adesso quando esco in pubblico la gente mi guarda sbigottita, non sa chi ha di fronte. Non sa se stai scherzando o stai parlando sul serio ormai. Perché non sanno chi hanno di fronte, se un comico, un politico, un capopopolo, un buffone. La fantasia ormai, cioè la realtà ha superato la fantasia ormai. Assolutamente. Vedi che i partiti, io che quando gridavo il vaffanculo dei che erano morti, ma detto l'antipolitica, sono ectoplasmi tenuti in vita da questi medium che li evocano, sono evocati dai mezzi di informazione. Adesso veramente, se tu pensi a Cicchito, adesso pensa a Cicchito, Gasparri, anche lo stesso Berlusconi, bambini, D'Alema, stanno svanendo nei ricordi. Casini, questi capelli bianchi, senti le voci lontane, non te le ricordi neanche più, è un Alzheimer al contrario. Beppe, scusa, al contrario, è quello che ti fa star bene e non capisci perché stai meglio, perché te li sei dimenticati. Ascolta, io volevo chiederti una cosa, ma sì, tu esattamente cosa pensi di Mario Monti, di questo personaggio che è spuntato dal nulla, nessuno lo conosceva, di colpo è diventato il personaggio di spicco della politica italiana? Mario Monti è un impiegato del messo lì dallo spread, il mercato, dallo spread. Si sono incontrati, hanno detto chi mettiamo lì, c'è questo qui della Bocconi che ha scoperto che c'è il debito 15 giorni fa. Ah, ok. Non lo sapeva prima. Sì, prima auspicavano. No, qualcuno... Adesso hanno scoperto, e quindi è un messo lì dallo spread, è una questione di non si capisce bene, perché qui le banche sono al governo. Sì. Tieni presente che oggi il problema principale dell'Occidente, non dell'Italia, dell'Europa, ma del mondo occidentale, è queste transazioni di finanza occulta che passano attraverso le banche, quindi parliamo di 800 mila miliardi di dollari, che è la finanza mondiale, contro il PIL mondiale che è 60 mila miliardi di dollari, quindi più di 10 volte quello che produciamo produce la finanza. Beppe, a proposito di tutto attraverso questo sistema marcio e corrotto delle banche. Ieri in questo rigassificatore o inceneritore di Sivoglia, i proprietari di questo erano le banche. Buono.
quindi c'erano dentro quattro banche, quindi parliamo del conflitto di interessi, ma qui il conflitto di interessi sono banche, sono politica, siamo oltre la mafia, questi sono tecnici messi lì per... Il ministro dell'ambiente ha fatto un'intervista sola, il nuovo ministro dell'ambiente, Chili, come si chiama, non mi ricordo neanche. Sì, vabbè, tanto cambiano ogni tre giorni. Ha detto gli OGM mi piacciono da bestie. Ha detto il ponte sullo stretto è un'opera bellissima. Bene. La TAV la faremo e il nucleare da studiare perché è inutile lasciarlo da parte perché potrebbe essere il futuro. Scusa Beppe, chi è che non vuole tre cazzi a otto braccia? Dai, siamo sinceri, scusa. È il sogno di noi uomini, giusto? Sì, sì. Comunque niente... Siamo costretti, anche voi ragazzi, siete costretti a ripensare un mondo diverso, cominciate a ripensarlo. No, ma scusa, una soluzione ci sarà, cazzo Beppe, scusa. La soluzione è che siamo in guerra, cittadini con l'elmetto, e cominciamo a entrare dentro le istituzioni come cittadini, non come partiti. Non abbiamo referenti, non abbiamo gente che ci rappresenta, la rete con un click diciamo sì o no. Entriamo con i progetti, le intelligenze del mondo convergono su un problema e lo risolvono. Ma scusa, quando tu dici siamo in guerra, delle banche. Quando dici che siamo in guerra, intendi che dobbiamo veramente fare... È una guerra vera, vuol dire guerra perché io mi rifaccio un po' quello che... Quando Roosevelt entrò in guerra vera... Roosevelt disse in 24 ore, disse bene, voi producete automobili, da domani non potete più produrre automobili. La più grande industria del paese chiuse e si mise a fare carri armati, armi, tu facevi, allora prese tutti gli industriali, disse tu facevi, cosa facevi? Tessile, adesso fai bombe, tu facevi bottoni, fai bossoli. Tu, allora, cambiò in 24 ore la struttura industriale del paese, quello che dobbiamo fare noi. Ma ci vuole qualcuno che ci dica cosa fare, Beppe? No, non ci vuole il qualcuno, perché il qualcuno siamo sempre lì, aspettiamo l'uomo della provvidenza, arriva di nuovo una specie di Mussolini lontana memoria. Ma non ti puoi rasare a zero? Tu, personalmente, tu, nella tua vita privata, tu. Ti devi prendere delle responsabilità, parli alla radio, bene, di qualcosa, e dite ogni tanto qualcosa. No, lo diciamo, ognuno, noi lo diciamo. Vi avevano chiuso. Sì, certo. Più di una volta. Quindi ognuno si prende una piccola responsabilità e non deve aspettare qualcuno che gli cambi la vita. Ma sai cos'è Beppe? Che ogni volta che tu cerchi di alzare un po' la voce, poi arrivano alcune istituzioni, che salutiamo caramente, salutiamo l'Agicom, che ti fanno 6.000 multe a cazzo, cioè proprio te le buttano lì, e tu quindi ti becchi il cazziatone dal proprietario della radio si incazza, e quindi devi abbassare i toni, altrimenti questi ti fanno chiudere definitivamente. Ma lo dici a me, io quando dici che i socialisti rubavano mi mandarono via immediatamente dalla televisione. Me lo ricordo bene. No, ho detto una cosa normale che sapevano tutti. Lo so. Però la verità qual è? Che io sono ancora qui, i socialisti non ci sono più. È vero. Cioè, quindi se noi andiamo avanti... Aspetta, scusa, posso togliermi una soddisfazione, Beppe? Eh? Anche Silvio non c'è più e noi ci siamo ancora. No! Comunque questo riassunto della mia vita digitale con Casaleggio, del libro, è proprio il potere della rete. Potere della rete che bypassa quei radar dei media, quindi diventa di informazione, di cultura, la gente diventa più intelligente. Sì, hanno fatto anche alcuni tentativi per bloccare la rete, bloccare la sua libertà. Ma ne faranno sempre di più, ma non è difficile, molto difficile. E quindi il tuo libro parla di server come in Cina o in Corea, ma il tuo libro parla di questo, Beppe, cioè la guerra in realtà si comincia dalla rete, da internet. Assolutamente, e infatti guarda il Maghreb, guarda dalla Libia all'Egitto, alla Siria, sono tutti ragazzi di 20 anni che si trovano in rete, la Libia ha una velocità di accesso alla rete che è maggiore della nostra. Quindi, e poi sono ragazzi di 20 anni, 25, vedi, giovani che si trovano. Noi abbiamo la piazza e la rete, bypassando i mezzi tradizionali di informazione che sono i giornali e le televisioni dove puoi raccontare balle. Nelle piazze sulla rete le balle durano poco. Vero. Beppe, scusami, ma tu girando per strada, quando incontri le persone, la gente è cosciente del fatto che potremmo saltare per aria, o comunque c'è una grossa possibilità che questo accada? Ancora aspetta qualcuno, aspetta qualcosa. Noi siamo quelli che aspettiamo. Allora qualcosa. Armatevi, cazzo! Perché ho letto in un passo del libro, dice che praticamente il cittadino non sa poi materialmente chi lo indebita, di quanto e soprattutto perché. Ma il problema è che non si preoccupa di questo.
Ma no, non è che non ti preoccupi, capisci che c'è qualcosa che non va nella tua vita. Quando ti diventi precario, quando 8 su 10 lavoratori sono precari e non il contrario, quando la tua casa hai l'Equitalia che ti segue, oggi la gente guarda la cassa delle poste col terrore. È vero. Questa cazzo di Equitalia che ti segue. Ma dillo ancora, dillo ancora che mi masturbo. Ma stiamo scherzando, sono associazione a delinquere, te lo dico subito. Se sei lo Stato devi avere il coraggio di andare in prima persona a esigere i debiti dai tuoi cittadini, non delegare a questa gente qua che scrive lettere minatorie con una sintassi veramente... Sono degli tifosa. strozzini. Cosa significa? Che in Sardegna ci sono delle mamme che stanno facendo sciopero della fame, dove l'esercito è entrato nelle loro case, perché c'è il sequestro, c'è lo sfratto coattivo con l'esercito. Tu hai un debito di 10 che diventa di 50, non ce la fai a pagare, ti entra l'esercito di notte, ti blocca l'appartamento, la casa e ti mette fuori. Ma sai che queste storie qua mi sembra di averle appena sentite? Sì. È incredibile, sai. No, ma qui andiamo verso qualche cosa che la gente si accorgerà. Quando le tue utenze vitali, energia, acqua, scuola, cibo, sanità, cibo, saranno dati per esempio a carta di credito, cioè tu dovrai pagare in anticipo con una tessera prepagata l'acqua, con una tessera prepagata l'energia e con una tessera prepagata la tua comunicazione, sei morto, lo capisci che sei morto? E lo stanno facendo per esempio in Sudafrica, multinazionali che gestiscono l'energia con la tessera prepagata, prima paghi, appena smette il credito si stacca l'energia. E sai cosa sta succedendo? Che si formano bande con il passamontagna di elettricisti abusivi col passamontagna che vanno a riallacciare i contatori della gente a cui è stata staccata l'energia. Cioè stiamo tornando indietro, cioè una dittatura. Ma no, stiamo tornando a qualcosa a cui non siamo più abituati. Noi dobbiamo conquistarci la democrazia. Hai ragione. Ora, finisco con una cosa. Vai, Beppe. Perché c'è una storiella che io ho ripreso da un grande filosofo che è oggi moderno, che è Slavoj Žižek, che sì. Lui ha riportato questa è una parabola che è famosa. C'è un lavoratore della DDR che viene trasferito in Siberia. Sì. E lui dice, partendo agli amici, io vi scriverò. Mm-hmm. E dato che mi controllano la posta dalla Siberia, se scriverò con l'inchiostro blu sarà la verità, se scriverò con l'inchiostro rosso saranno tutte balle. Ok. Bene, se ne va, dopo 3 mesi arriva la prima lettera scritta con l'inchiostro blu, con scritto fantastico, c'è pieno di figa, bar, cose, c'è supermercati, ci stiamo divertendo, non ci manca niente, una cosa meravigliosa. Sì. L'unica cosa che manca è l'inchiostro rosso. questa è un po' la nostra parabola, abbiamo tutto ma ci manca l'inchiostro rosso. Sì. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Beppe, quando è che ci viene a trovare fisicamente? Vengo volentieri, se venite a trovarmi magari voi fuori sede, il 5 di dicembre sono alla Feltrinelli a presentare il libro, magari ci vediamo. Molto poi, ci ma qua a Milano sei? Sì, qua a Milano, sì. Alla Feltrinelli Milano. Piazza sì, Piemonte, giusto? Piazza Piemonte, credo. Beppe, se ci vieni a trovare qua ti regaliamo un pacchetto di BTP. Io. Un abbraccio. Siamo in guerra, il nuovo libro di Beppe Grillo. Ti voglio ciao, bene, Beppe, ti stimo grazie, tantissimo. Grazie, ciao, caro. Ciao. 105 Zoo, only for you. Only for you. Only for you.